Devo ringraziarvi tutti perché credo che l'anno che abbiamo fatto insieme sia stato un anno importante, ricco di soddisfazioni per tutti, di risultati. So che dietro a questa bella serata di stasera c'è stato tanto lavoro, tanto sacrificio da parte di tutti, tanta partecipazione, quindi io vi ringrazio veramente tutti. Ringrazio per prima stavolta i giocatori perché sul campo ci andate voi, quindi alla fine i risultati li ottenete voi. Dietro ci sta un lavoro di programmazione, un lavoro di staff tecnico, ringrazio il mister, ringrazio tutti, però credo che alla fine gli atleti di questa vittoria, credo che ve lo meritate, siete stati voi ragazzi, perché veramente siete stati bravi, avete affrontato un bel campionato, abbiamo fatto solo tre sconfitte, quindi vi dico, siamo meritatamente andati in promozione, credo che questa sia la soddisfazione più grossa. Stasera per voi vi invito a farvi un applauso perché ve lo meritate. Sicuramente se non avremmo avuto uno staff tecnico in primo piano, io sono convinto che ognuno di noi, non spero di dimenticare nessuno, però mister Corsini sicuramente ha toccato un mitico, un personaggio. Io ho scommesso su lui l'anno scorso e sono soddisfatto dei risultati che ha fatto. E lui assieme a Guattiero, a Gianluca, a Giacomo Ricci, a Geri, a tutti, a Lardo, a Giorgio, a Aldo! Aldo! Siamo stati davvero! Abbiamo sette, cazzo! Abbiamo guardato anche i costi aziendali. Voleva riempire le boccette con l'acqua del rubinetto e la trovo. Sei come Paoloni! Sicuramente è stato, cioè spero di non averti a giudici, perché alla fine credo che ognuno veramente di voi, di noi, abbia fatto il loro compito, abbia fatto il loro compito con piena fiducia, con piena stima e soprattutto con la voglia e l'entusiasmo che caratterizzano sempre queste imprese. Non posso tra l'altro dimenticare tutto anche lo stadio residenziale, non posso dimenticare Cristinelli, lo sponsor, che offre la cena anche stasera, quindi... perché mica posso garantire una cosa, che ha voluto solo il bene della società e del Bigone. E questo, credete, l'abbiamo fatto con una coesione incredibile. Quando io parlavo del progetto l'anno scorso, probabilmente c'era qualcuno che diceva ma sa, chissà cosa dirà, cosa non dirà. Qualche scettico c'era in giro. Oggi credo ha ragione, di logica soprattutto perché i fatti ci hanno convinto che il progetto ha una sua